convegno è incentrato sulle tematiche che riguardano i rapporti tra l'attività fisica e la salute. È un tema sul quale la nostra università, la nostra scuola si è spesa moltissimo e rappresenta un punto di arrivo dopo una lunga evoluzione che ci ha visto passare dall'ISEF alla facoltà e poi alla scuola di scienze motorie. È un tema molto importante perché oggi è universalmente riconosciuto che la pratica dell'attività motoria adattata a determinate condizioni cliniche rappresenta un sistema per migliorare la resa degli interventi terapeutici consolidati tradizionali, quindi per intenderci i farmaci che prendiamo per l'ipertensione hanno un ottimo ed eccellente effetto e rappresentano la base di ogni terapia antipertensiva, ma se vogliamo ancora migliorare la resa di questi farmaci e soprattutto investire in prevenzione secondaria, quindi far sì che la malattia rimanga per così dire sotto controllo, possiamo inserire, oltre a una salubre alimentazione e le buone abitudini di vita, anche un'attività motoria programmata per quel tipo di problematica. Questo concetto oramai è stato applicato a molti altri settori della medicina e noi siamo qui proprio per testimoniare questo tipo di impegno, di vocazione e di auspicio. Un auspicio che è stato approfondito e discusso nella tavola rotonda organizzata all'interno del congresso, dove i portatori di interessi, gli stakeholder, gli enti pubblici, la sanità e l'università si sono confrontate proprio sul tema di come avviare e attuare delle politiche di integrazione, per così dire, che vedano l'attività motoria adattata entrare come parte ausiliaria ma importante nella pratica clinica quotidiana per la gestione di diversi tipi di pazienti. Quindi oggi è stato un incontro in cui ci siamo confrontati su tutte queste tematiche, beneficiando anche del contributo di un importantissimo ricercatore canadese, il professor Mark Tarnopolsky, che è uno degli studiosi più noti e produttivi nel campo delle malattie mitocondriali e dell'esercizio fisico, poi colleghi dell'Università di Padova, dell'Università di Roma e dell'Università di Verona, che col loro contributo hanno sottolineato appunto l'urgenza e l'importanza di queste tematiche.